Sempre nello stand di Camera di Commercio, siamo qua nel suo perimetro, siamo con Vivien Sardo che si occupa di laboratori sostenibili di imprenditorialità. Sono riuscito a dirlo, mamma. Cosa sono questi laboratori? Sono laboratori fatti da persone che hanno aziende, come il caso di Vivien Sardo, ha un'azienda che si occupa di stampe in 3D, giusto? E usa tutti i materiali o quello che praticamente avanza di questi materiali, li mette a disposizione degli studenti, delle scuole, in questo caso di Avogadro, mi sembra di aver capito, per cercare di creare quello che è possibile creare con quello che lei avanza. Esattamente. L'idea era nata, l'idea di creare qualcosa con gli scarti era un pretesto, perché quello che si vuole insegnare ai ragazzi è la sostenibilità, quindi utilizzare e riusare gli scarti, quindi fare non solo il recycling ma anche l'upcycling, quindi prendere gli scarti così come sono e dare nuova vita e nuovo valore aggiunto. Ma in questi laboratori quello che devono fare i ragazzi non è soltanto il progetto per il riuso dello scarto, ma anche il progetto di una sorta di azienda che loro potrebbero in futuro aprire per la commercializzazione o per la presentazione di questi prodotti che realizzano. Per cui il laboratorio parte dal materiale di scarto che deve essere riusato. Il primo anno abbiamo usato i rocchetti dei filamenti della mia azienda. E con questo materiale loro hanno ideato degli oggetti, ma hanno anche pensato ai potenziali clienti. E quindi per pensare ai potenziali clienti hanno dovuto anche vedere quello che c'era già in giro. Hanno fatto una piccola ricerca di mercato per vedere se il costo del prodotto che loro volevano presentare era sostenibile rispetto a quello che offriva la concorrenza. E in più hanno dovuto anche pensare alla presentazione di questo prodotto, quindi un minimo di marketing e anche un canale di vendita, perché è diverso pensare a un prodotto venduto online oppure a un prodotto venduto sulle bancarelle artigianali o un prodotto rivenduto alle aziende. Per cui il loro lavoro consiste proprio in questo, nel pensare, sono laboratori che alla fine poi si svolgono in un mese, quindi non è così approfondito, però quello che è venuto fuori devo dire che è stato oltre le mie aspettative. Senti, c'è un prodotto o un qualcosa che è riuscito particolarmente bene e di cui tu vai particolarmente fiera? Allora, il prodotto che è riuscito meglio con i miei rocchetti era un giardino verticale, quindi hanno usato questi rocchetti tagliandoli e addizionandoli con parti stampate in 3D e hanno addirittura pensato alle piante da mettere dentro, che erano tutte piante favorevoli all'ambiente, cioè piante che assorbono formaldeide, quindi da poter anche mettere in casa per purificare l'aria. Questo progetto è stato portato avanti, realizzato, è stato portato alla maturità e dopo 2 anni ancora adesso lì in Avogadro parlano di questo lavoro che hanno fatto, perché è stato proprio realizzato. Quindi sono contenta. Vivien Sardo, con questa iniziativa insegniamo ai più giovani, alle nuove generazioni, al riutilizzo, a cercare di non sprecare, a cercare di trovare nuove opportunità per i prodotti che vengono utilizzati. Sì, questo è il punto fondamentale, ma un'altra cosa che imparano i ragazzi è che se un prodotto costa 10 euro non può essere rivenduto a 11 euro, perché devono pensare che il ricarico che va messo su un prodotto deve essere tale da sostenere l'azienda che lo produce, perché è molto facile per loro dire questa cosa costa 20 euro, lo vendo a 23 euro così ci sto nel mercato. Quando gli si dice che invece deve essere venduta a 40 euro saltano sulla sedia, perché non hanno ancora questa idea di cosa vuol dire fare l'imprenditore.